100.000 persone a Forlì per la gara a cronometro del trofeo Ten di Collo. Quattro primatisti dell'ora fra gli 11 corridori invitati. Parte il giovanissimo Rivière, finirà quarto. Lo segue anche Till, uno degli uomini dal pronostico favorevole. La folla non ha dimenticato Fausto Coppi e gli grida il suo incoraggiamento. Quarto primatista dell'ora a partire, Ercole Baldini. Si attende una sua convincente rivincita. Il campionissimo pigia forte sui pedali, sembra aver recuperato la forza della giovinezza. Composto, anche Till batte il record sul giro, ma poi la sua azione rallenta. Baldini ce la mette tutta, di fronte alla gente amica della sua terra vuole confermare che il campione del mondo è sempre lui. Arriva anche Till, si classifica secondo. La dama bianca attende il campione risorto che si piazza al quinto posto. Poi corre a felicitarlo per la gara prodigiosa. Ed ecco Ercole Baldini, trionfatore della giornata. Ha viaggiato a oltre 46 di media, ha sbaragliato il campo. Nel calcio ci mancavano solo più le donne. Ecco di fronte a Napoli il Jolly, squadrone del generale Rosati, e l'Amazzoni, squadrone della baronessa Taralbo Altini. Più aggressive sono quelle del Jolly. Un difensore tocca ingenuamente con le mani. Rigore! Ma la tiratrice scelta non conosce le finte e tira in bocca al portiere. Pochi minuti dopo, gol. Il Jolly ha segnato. Non basta, raddoppia ancora. Il Jolly vince per 2-0. E non basta ancora. All'inizio della ripresa ecco il terzo gol. È un Jolly impazzito. Disordinata la reazione dell'Amazzoni. Sempre all'attacco il Jolly. Lo guida all'indiavolato centravanti Adwa Gray, che canta in un nightclub. Poteva mancarci la scorrettezza. Il mediano del Jolly, Nappo, si è buscato un calcio. E fa tanto male quella botta sullo stinco. Non deve svenire, è una donna atleta. Ma fa tanto male. Le Amazzoni alla fine segnano il gol della bandiera. Applaude la folla, ma le calciatrici non ce la fanno più. Forse pensano che è più comodo fare la calza.